Nessuno è profeta in patria. Salisburgo non ha amato i suoi figli in vita e Mozart non volle più rivedere quel suo paese natale che l'aveva snobbato. Così Herbert von Karajan, che vi nacque e vi è sepolto nel piccolo cimitero del sobborgo di Hanef, portò sempre i segni di quell'astio che la cittadina provò nei suoi confronti. Karajan fu probabilmente il più famoso direttore d'orchestra del secolo scorso. Salisburgo se ne rese conto e dopo la sua morte, avvenuta nel 1989, le polemiche si sono placate. Non si perdonava al maestro in vita il suo difficile temperamento, il coraggio, l'orgoglio intransigente e soprattutto il successo nelle imprese più temerarie. Per la sua adesione al partito nazista, nel dopoguerra Karajan fu processato e non poté dirigere per un breve periodo, anche se i rapporti con il regime di Hitler si erano guastati in seguito al suo matrimonio nel 1942 con Anita Gutermann, appartenente a una famiglia di industriali ebrei. Fino al 1946 furono anni difficili per il maestro, rifugiatosi in Italia e ricercato sia dai nazisti che dagli alleati, poi la riabilitazione e il ritorno trionfale sul podio. Maestro, parla bene l'italiano. Io ho vissuto molto in Italia. Prima la guerra, sono venuto molte volte alla Scala e insomma, ho passato 3-4 mesi in Italia per anno. Io so che nel mio tempo la formazione di un direttore d'orchestra, sia per il concerto e soprattutto per l'opera, prendeva presso poco 15 anni. Io ho passato 15 anni in provincia prima di andare a Berlino e per una buona ragione, perché non è soltanto diciamo, il mestiere o meglio l'arte di dirigere, è che un direttore deve essere capace di formare i cantanti, formare l'orchestra. Questo prende molto tempo. È un'altra cosa di mettersi al podio e dirigere un'opera, ma di montarla, di studiarla bene, di formare e poi trovare i cantanti, questo è uno dei compiti di direttori che sono oggi certamente in declinazione. Thank you.
Nel 1958 sposò Henriette Mouret, una modella francese di 19 anni. Fu un grande amore. Avevo sentito che dopo 45 anni di attività la musica mi ha portato tante belle cose, tanta gioia, che io volevo rendere un po' di questo alla musica e alla propagazione della musica. No, rien n'est fini. Tout commence.